Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un altro episodio della nostra carriera allenatore con il Bari. Oggi super super sfida con la Cremonese che è seconda in classifica. Ragazzi, prima di cominciare un bel mi piace di supporto, mi raccomando, che è fondamentale per provare a salire in Serie A. E poi ragazzi, volevo dirvi che in descrizione di questo video e anche dei prossimi ovviamente trovate le slide che uso per rendere il gioco il più realistico possibile. Quindi ragazzi, non mi venite a dire che gioco a principiante, campione, tutte quelle cose lì. Le slide sono quelle, belle toste. Stiamo facendo un campionato stupendo. E quindi ragazzi, andiamoci a fare la formazione. Allora, Gyomber è un po' stanco, farei giocare Masi. Poi Kozak anche lo farei riposare e metterei il nostro Floro Flores. Per il resto, formazione titolare per giocare contro ovviamente la Cremonese. Anzi, metterei anche Berardi. E poi ragazzi, esordio del nostro Ateboer, mi raccomando. Gioca Zanellato, Guidi per l'obiettivo. Quindi ragazzi, direi che leggenda 4 minuti, sereno, si va nel match. Ragazzi, match importantissimo, giochiamo contro la seconda in classifica. Dobbiamo assolutamente fare bene, non servono distrazioni, dobbiamo giocare concentrati. Facciamo valere il nostro team, tutta la nostra esperienza che abbiamo accumulato fino ad ora. Forza Bari e battiamo questa Cremonese. Bella questa palla in profondità. Vai Martigno, mettila dentro, è buona. Madonna, Floro Flores, che ti sei mangiato. Chiama palla Guidi. Guidi vuole allargare il gioco, lo fa bene verso Brienza. Brienza si appoggia. Vai Ateboer, buona la palla verso Brienza che può metterla giù. Brienza la difende col fisico. Brienza prova ad andare, oddio ragazzi, è entrato in aria. Brienza la mette dentro. Il testo di Floro Flores, 1-0. Pagata la scelta di Mister Ricky di mettere Antonio Floro Flores. Vantaggio del Bari. Ricominciamo. Può salire Cassani. Cassani si appoggia su Zanellato. Zanellato centrale verso Marrone. Marrone deve allargare il gioco. Vai Ateboer. Vai Ateboer, sali Ateboer. Bello il gioco di gambe. Pallone dentro, si appoggia su Zanellato che la tiene benissimo, devo dire. Può salire Cassani, vede il movimento di Floro Flores. Floro Flores, il pallone dentro. Marrone, ma che squadra abbiamo creato. Floro Flores aspetta l'inserimento di Marrone, ragazzi, e la mette lì dove il portiere non può arrivarci. Grandissimo Marrone, peccato che sei in prestito. Ma rivediamo l'azione, ragazzi. Passaggio netto di tacco di Floro Flores. E Marrone, di precisione, davanti al portiere, non può sbagliare. Siamo 2-0 per noi. Attenzione, la palla allargata, Renzetti. La parata di Berardi, la palla resta lì. Paulinho, mamma mia. Bravissimo Ateboer, che recupera questo pallone. Bani può allargare il gioco verso Cassani e finisce il match, ragazzi. Vinciamo 2-0 contro la Cremonese, contro la seconda in classifica, ragazzi. Che vi devo dire di più? Mantenuta inviolata la nostra porta e segnato 2 gol in casa contro questa seconda forza del campionato. Meglio di così non potevamo andare, ragazzi. Quindi direi che stiamo andando fortissimi. Ora ragazzi, io direi che secondo me altre due ce le simuliamo e un'altra ce la giochiamo. Zanellato diventa un 66, lo sto facendo anche giocare, quindi alla grandissima, va benissimo così. Faremo giocare anche Petriccione, però un po' di più sicuramente. Quindi io direi di avanzare. Guardate quanti punti di vantaggio abbiamo sulla seconda, ragazzi. Quindi io direi che possiamo simularcene due, perché vogliamo andare in Serie A. Vogliamo andare in Serie A, ragazzi. Quindi giochiamo contro il Chiavari, o meglio simuliamo contro il Chiavari, squadra che non dobbiamo sottovalutare. Siamo anche fuori casa, quindi non è semplice, però possiamo permetterci di tutto. Certo, non vorrei perdere, è chiaro, però vediamo. Subito Brienza pareggia De Luca, De Luca qualità. Se non sbaglio è un ex del Bari, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che è così. 1-1, vediamo, segna Nizzetto, mannaggia, fuori casa. Ho sbagliato perché non devo simulare fuori casa, mannaggia a me. Infatti dovevo, vabbè, però con la Cremonese secondo in classifica dovevamo giocare. E ragazzi, purtroppo, prima sconfitta stagionale simulando contro il Chiavari, ragazzi. Prima, ma in assoluto prima sconfitta di tutto il campionato. Siamo dovuti arrivare fin qui per arrivare alla prima sconfitta, rendetevi conto. Allenamenti ok, abbiamo fatto, cioè abbiamo ancora però 9 punti di vantaggio, guardate, quindi stiamo più che tranquilli. Allora, nazionale irlandese, no. Ragazzi, mi è arrivata un'offerta di 7 milioni e 2 dall'Anderlecht.
Ragazzi, io sinceramente la rifiuto perché è un portiere che mi sta dando un sacco di gioie e quindi non mi va di venderlo, vi dico la verità. Quindi avanziamo. Allora, questa dovrebbe essere in casa e ce la possiamo simulare. Quella fuori casa, no. Sono interessati a Salzano, ragazzi. Io Salzano lo do via perché come morale scontento. Mi danno anche molti soldi, vi devo dire la verità, 680.000 sono ottimi per un giocatore come lui che non utilizzo. Quindi accetto l'offerta e salutiamo Salzano se si accorda. Dico la verità, non mi va sinceramente di tenere un giocatore scontento in rosa che praticamente non lo utilizzo. Offerta ritirata a Nuova Zelanda, vabbè, nessuno ti ha detto che voleva andare, quindi sti cavoli. Allora, simuliamo contro la Pro e poi ci giochiamo la prossima, ragazzi, così stiamo a posto. Dai, voglio vincere contro la Pro Vercelli in casa. A giocatori, diciamo, di qualità. Dai, subito Brienza che segna sempre, ragazzi. Segna sempre. È una sentenza contro gli avversari. Quindi vantaggio, cerchiamo di tenerlo o perlomeno raddoppiamo, così stiamo un pochettino più tranquilli. Eccolo qui, sempre lui, sempre lui. Non so se è il capocannoniere della Serie B, poi vedremo magari dopo. Però vi dico che sta facendo veramente il devasto, ma veramente il devasto. Allora, finisce 2-0, ragazzi, bella tranquilla come partita. Facciamoci sempre gli allenamenti. Io, ragazzi, praticamente non ne salto uno. Cioè, può capitare due in tutto l'anno, ma altrimenti le faccio sempre tutte le sessioni di allenamento. Zanellato, una bella A. Come sale questo giocatore? Vedo l'ora, se riusciamo a salire, di vederlo in Serie A, ragazzi. Sarà devastante. Qui abbiamo il Novara, ragazzi. Abbiamo il Novara da giocare. Giocatore venduto, ragazzi. Abbiamo venduto Aniello Salzano, quindi sfoltiamo un pochettino la rosa. Allora, i soldi poi, non so se arrivano poi nel prossimo mercato, non lo so sinceramente. Allora, andiamoci a vedere un secondo il calendario con voi. Ok, abbiamo la partita con il Novara, se non sbaglio fuori casa, e poi ci sta il Venezia. Volendo potremmo pure simularci quella col Venezia, così ci troviamo già a marzo. E poi vabbè, mancano un po' di episodi, però non siamo lontanissimi dalla possibile Serie A, chissà. Allora, siamo ospiti, quindi va giocata assolutamente questa partita, ragazzi, contro il Novara. Io direi che giochiamo con questa formazione titolare, ragazzi, perché non possiamo permetterci passi falsi ora che siamo a 9 punti di vantaggio. Quindi leggenda 4 minuti, sereno, si va nel match. Ragazzi, giochiamo contro il Novara. Vi faccio vedere la formazione del Novara 4-3-1-2 con giocatori interessanti come Macheda, Chico Macheda, Maniero, Orlanti, anche Sciaudone, Sansone che gioca a centrocampo, Chiosa, Trost. Secondo me il Novara è una grande squadra, vi dico la verità. E sarà dura, ma noi siamo il Bari e non temiamo nessuno. Eccolo Brienza, pallone dentro, deve allargare Guidi. Vai che l'azione è calda, vai, vai che buona. Mettigliela come viene. Che cross brutto. Mamma mia, Marrone, che giocatore. Guidi, Zanellato, pallone a rimorchio ancora per Zanellato che allarga verso Cassani. Cassani vede il pallone per Zanellato. Ragazzi, qui c'è l'anticipo di Martigno. Sicuramente siamo molto molto in partita. Vai Zanellato, perfetto per Adeboer. Adeboer vede ancora un pallone centrale. Guidi, un po' di tiki taka per i nostri ragazzi. Zanellato, destro secco, palo incredibile di Zanellato. Ah ragazzi, non vi ho detto che praticamente ho cambiato modulo, come avete visto, un 4-3-3 classico, perché ho eliminato praticamente il COC, perché con lui non mi dà garanzie valide di gioco e poi non mi va di adattare un sacco di giocatori. Più per il momento lo sto un po' centellinando, quindi secondo me è meglio così. No, punizione, punizione. Stiamo attenti adesso, ragazzi, perché è complicata, perché Gianluca Sansone ha un bel mancino, molto educato. Vediamo Sansone, va bene così. No, Orlandi, solo davanti al portiere Orlandi. Raga, ma che parata ha fatto Mikai. I campionati si vincono anche con un grandissimo portiere, ragazzi. Guardate, uno contro uno, parata secca, madonna, e poi la buttata sulla traversa. Cosa ha fatto Mikai, grandissimo portiere. Passaggio dentro per Kozak che allarga per Zanellato, fa salire Cassani. Il nostro terzino Cassani può rientrare, vai che c'è Zanellato. Vai Kozak, tienila, appoggiati, vai Marrone, parata di Farelli. Vai così, Busellato, una delle ultime azioni, Marrone deve allargare il gioco per Brienza. Brienza può andare, Brienza col dribbling, Brienza prova a mettere i piedi dentro, pallone in profondità, Busellato. Vede Kozak col sinistro, parata di Farelli.
Stiamo aspettando il fischio finale, ragazzi, dell'arbitro. E purtroppo... però palla recuperata. Speriamo non fischi adesso. Dai, arbitro, facci fare l'ultima azione. C'è Antonio Floro Flores col fisico. Resiste bene. Floro Flores rientra. Bella la sua giocata. Vai che hai visto Kozak. Allargalo, allargalo sto gioco, Marrone. Per Brienza col mancino. Palla fuori, ragazzi. E finisce qui la partita. 0-0. Da non buttare, perché secondo me il Novara c'ha una gran bella squadra. Peccato per quel palo di Zanellato nel primo tempo, perché potevamo essere letali lì e poi ci chiudevamo un po'. Però dai, ci può stare. Tutto sommato abbiamo ancora il comando del campionato. Anzi, è molto fortificato quel comando di campionato. Zanellato un'altra A. Cioè, ma come cresce questo ragazzo? Dovevo farlo giocare titolare da prima forse, però vabbè. Col senno di poi non si sa mai. Allora, come detto, possiamo simularci questa col Venezia, ma solo perché siamo messi bene in classifica e vogliamo salire in Serie A. Vediamo, vediamo. Il Venezia ha una buona squadra. Bentivoglio sicuramente di qualità, Andelkovic, Domizzi, Del Grosso, anche Zampano. Non è male. Magari Avanti non è espertissima come squadra, non che non sia forte, però serve un po' più di esperienza. Vantaggio Brienza, ragazzi, ormai è una costante. Ma come faremo senza Brienza l'anno prossimo? Anche Marrone. Due giocatori che praticamente l'anno prossimo non avremo più a disposizione, a meno che non ricompriamo Marrone. E finisce il match, ragazzi, 2-0. Cioè, proprio alla grandissima. Guardate qui in campionato, siamo super primi in classifica. Allora, l'Ecuador, se non sbaglio, è l'Ecuador, non ho visto. No, Venezuela, non lo voglio allenare. Ok, vediamo. Ok, abbiamo messo per 10 partite il nostro Guidi, quindi abbiamo superato anche questo obiettivo. L'età media della squadra in due stagioni, vabbè, l'abbassiamo sicuro a 25 anni. Ormai siamo lì lì, 25-8. Fama del brand ci siamo abbastanza. Ragazzi, abbiamo praticamente tutto in pugno. Abbiamo un bel 92 di overall. Colloqui il giocatore, vuole giocare un po' dell'IA di più. E c'ha ragione, perché ora lo sto un po' tralasciando. Allora, ragazzi, io direi che ci siamo. Possiamo chiudere qui questo mercato. Corru se ne vuole andare. Unico vero acquisto che non ho centrato, secondo me. Vediamo poi se lo diamo in prestito o lo vendiamo l'anno prossimo. Allora, vediamo il calendario per i prossimi impegni. Allora, prossimi episodi. Forse queste 5 penso che le superiamo. Marzo. Poi 1, 2 episodi. 3 episodi. Direi che 3 episodi, ragazzi, e finiamo la Serie B sperando di andare in Serie A. Speriamo, ci stiamo divertendo un sacco, ragazzi. Quindi mi raccomando, tanti mi piace di supporto, una bella iscrizione al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ragazzi.